Buongiorno, ecco abbiamo finito anche la seconda parte di Analisi Matematica 1. Abbiamo ben approfondito i limiti, il concetto di convessità, il teorema dell'Hopital, abbiamo studiato le funzioni, abbiamo visto qualche grafico, abbiamo fatto diversi esercizi, come vedi. Poi abbiamo fatto gli integrali, abbiamo visto qualche teorema fondamentale per facilitarne il calcolo, le proprietà degli integrali, il teorema della media degli integrali, utili per andare a individuare appunto quel valore in cui le due aree si equivalgono. Abbiamo visto il metodo per integrazione per parti e per sostituzione. Abbiamo fatto qualche esercizio. Alla fine è stato bello perché sono diversi esercizi che abbiamo fatto. Ecco, per esempio qui c'è un esercizio del calcolo dell'area del cerchio. Tutti quanti okay, conosciamo la formula, ma da dove viene quella formula? Ecco, qui da una trattazione con l'integrale esce fuori. Abbiamo poi visto, diciamo, le applicazioni per quanto riguarda, per esempio, il volume di solidi di rotazione. Tutto questo è possibile con lo studio dell'integrale, di far ruotare, nota la funzione, di far ruotare la funzione attorno all'asse x o all'asse y, ed ecco quindi per esempio come calcolare il volume di una sfera, semplicemente facendo ruotare la nostra semicirconferenza lungo l'asse x, e si ottiene appunto la formula del volume. Abbiamo calcolato il volume del toro di questa ciambella. Abbiamo fatto ruotare funzioni a nostra fantasia, come per esempio la funzione e alla meno x. Abbiamo calcolato il volume. Vediamo che nonostante siano solidi, anche per, attenzione, anche per un limite all'infinito, il volume è sempre finito. Mi dà, quindi ecco, un solido infinito che dà un volume finito. Classico esempio, perché ricordiamoci, questa qui è una funzione asintotica. Poi altre applicazioni per arrivare fine allo studio delle serie. Le serie appunto come somme delle successioni A con I, A con N. E ne abbiamo vista qualcuna. Abbiamo visto le serie geometriche, abbiamo studiato che è convergente appunto nell'intervallo meno 1, meno 1, 1, è divergente per maggiore di 1 ed è irregolare per x minore di 1, ovvero presente in tutti e tre i casi, con cui può apparire una serie. Abbiamo visto la condizione necessaria ma non sufficiente affinché sia convergente la serie. Deve essere appunto che il termine A con n deve essere uguale a 0, nel limite che tende all'infinito. Abbiamo visto la serie armonica. Abbiamo visto la serie di Mengoli. Mengoli, il matematico che l'ha studiata e ne ha calcolato la somma. E abbiamo visto il criterio del confronto utile per andare a studiare le serie, criterio del rapporto, anche se un altro strumento utile, criterio delle radici, e siamo arrivati a vedere i polinomi di Taylor. Polinomi di Taylor, utile rappresentazione polinomiale, con la quale è possibile appunto descrivere una qualsivoglia funzione, per esempio il polinomio di grado 1 di L a x è 1 più x, ma ecco la formula con cui viene ricavato il tutto, appunto il polinomio di Taylor. Eccolo qua.
Ne abbiamo visto il resto e ne abbiamo calcolato anche gli errori, il resto della formula per andare a valutare gli errori e per poi arrivare a qualche procedura con qualche algoritmo per andare a valutare gli zeri di una funzione. In particolare abbiamo visto il metodo delle secanti e il metodo della bisezione, ovvero con la tecnica dicotonica, ovvero la divisione in due del valore da B, ecco il punto medio, questo è l'algoritmo. Ed è tutto, abbiamo finito. Ciao ciao.